Quindi dei dolci, ricette golose italiane nella storia, il libro appunto Shadi Hasbun, Susanna Cutini, Alex Levelli Solini. Cosa facciamo? Che un dolce classicissimo. La zuppa inglese. Allora, già abbiamo fatto una piccola base, ma la devo lavorare qua. Allora, diciamo arrivo. Prima di tutto che normalmente viene fatta in delle coppe particolari o in delle pirofile. No, io la faccio anche nella pirofila. Della pirofila, esatto. Io la faccio nella pirofila. In questo caso cosa abbiamo fatto? Una crema pasticcera classica, quindi ognuno lo può fare a suo modo. Guardate, vedete? Una crema pasticcera. Crema pasticcera. Dopodiché hai già iniziato te a mettere il pan di Spagna insupato nell'alchemes. Prima ho fatto una piccola base di crema pasticcera, esatto. Poi ci ho messo il pan di Spagna bagnato nell'alchemes. Poi ora non ridere, per cortesia. Sì. No, io mi diverto. Sì. Vai a coprire i buchi. Vado a coprire i buchi. Più anche che più bassa se vuoi. Ora, questo scommetto quando lo fai a casa senza tanti sacchi apposti viene benissimo perché è uno dei dolci più semplici e più amati dalla cucina. Guarda, non sai quanto nel mio ristorante piaccia questo dolce. A volte quando lo butto lì... Allora, questo è un dolce, dai, diciamo, del recupero. Donne, sì. È un dolce del recupero. Infatti, io ora ho fatto un pan di Spagna appositamente per farlo. Però considera che si potrebbe fare coi savoiardi, anche questo è presente nel libro dei taccuini. Sì, perché nel libro dei taccuini la ricetta si può anche variare. Mai... Si avanza il ciambellone. Il ciambellone all'olio della tua nonna, no? Ormai è famoso in tutto il mondo. Viene più cliccato quello anche in America, in Australia. E te pensa che dolce e semplice che è? Ma io dico sempre che la semplicità, quando uno lo dice che cos'è la semplicità? Che vai, tagli te? Te le preparo così. Vai, sì, tagliamelo anche così. Comunque, questo dolce effettivamente ha fatto la storia della pasticceria, specialmente in Toscana veniva usato anche come dolce per i matrimoni, no? Sì, poi diciamo... infatti, c'è anche il gattò all'interno del libro. Sono tutti dolci, diciamo, delle tradizioni. La cosa bella questa volta Posso di questo andare, libro... Maestro? Prego, l'ultimo strato, facciamolo bellino liscio. Cosa intendi per liscio? Perché si mi mette l'ansia. Mannaggia la pupazzella. Ecco, quello è il mio gioco. Diciamo anche che si può zuppare nel caffè volendo. Infatti il pan ognuno, di Spagna, no? Cioè voglio dire... Te lo zuppi nel caffè, Susanna? Io sì, io faccio uno strato di alchemes e uno strato di burro. E sì, di burro, di cacao. Guarda che di caffè. Guarda, mi piace anche così, io lo lascerei tranquillo. Ma infatti c'è, capire? È bellissimo. Ma lolo. Vai. Sti chef. Ora mi ero messi i guanti perché sennò con l'alchemes, sennò proteggetevi, sennò l'alchemes effettivamente... Ci vuole un bel po'. Ci vuole un bel po', eh. Decoralo con il caffè. Caffè. Perché noi, anche noi ce lo metteremo. Allora, aspetta, perché... Allora. Non c'è bisogno di tanto, ma quel gusto di amarognolo del caffè è perfetto. Io non l'ho zuccherato, Susanna, perché ho già la crema zuccherata. Dai, anche l'aspetto dietetico. Esatto. Va, cosa? Comunque, ascolta, a me sto caffè non ci si vede, eh. Ha detto no, la retina, va bene, guarda. Va bene. Tanto serve a dare gusto. A me che mi interessa. Lo rovino? No, no, metticelo. Lo vedi? Vedete i dolci come nascono? Ho capito, ma ora posso? Sì, vai. Guarda, perfetto. Ma guarda. Guarda che tocco di delicatezza. Quando le cose nascono, zuppa inglese, questa, sempre questo dolce all'interno dei taccuini, dei dolci, ricette golose italiane nella storia, zuppa inglese.